Bentornati a tutti amici di Vivere di Dividendi, io sono Davide, consulente finanziario e oggi insieme a voi andiamo a vedere un argomento che secondo me è davvero importante soprattutto per il nostro futuro, sia che si è giovani che un po' più anziani, quindi parleremo di fondi pensione. Tutto questo dopo la sigla. Bene ragazzi, bentornati sul canale Vivere di Dividendi. Oggi, come anticipato, parliamo dei fondi pensione. Voglio cercare di parlarvi in maniera un pochettino più dinamica, cercando di guardare i costi e i rendimenti dei fondi pensione e quali sono le varie tipologie di fondi pensione che ognuno di noi può fare. Oddio, non proprio ognuno di noi, perché come andremo a vedere nel video, non tutti i fondi pensione possono essere fatti da chiunque. Partiamo dal presupposto che esistono tre tipologie di fondi pensione. La prima tipologia sono i piani individuali pensionistici. Come dice la parola, possono essere fatti solamente da una persona. Infatti sono adesioni individuali. Le possono fare solamente le compagnie di assicurazione e il vantaggio è che all'interno dei piani individuali pensionistici ci sono le famose gestioni separate, che come avevamo già visto in un video in cui ne parlavo con Domenico, che magari vi linkiamo qua sopra, sono le uniche gestioni ad oggi ad offrire ancora il capitale garantito al 100%. Ma andiamo a vedere quanto rendono questi piani individuali pensionistici delle compagnie di assicurazioni. Ho fatto una piccola tabella in cui sono andato ad indicare i primi 10 fondi pensione PIP per azionario garantito e bilanciato. Come possiamo vedere, l'azionario abbiamo delle diversità sotto il punto di vista del rendimento. Perché? Perché il rendimento della prima gestione ha una resa del 10% annuo per gli ultimi 10 anni, i dati li ho presi naturalmente tutti dal sito Covip, mentre Aviva ha un rendimento solamente del 5,40% annuo, quindi è davvero una bella differenza questo rendimento, no? Una piccola precisazione, potete vedere del grigio sotto il nome di alcuni piani individuali pensionistici perché non sono più collocabili, ok? Per quanto riguarda il garantito invece abbiamo un 4% di media per Pramerica ed un 2,50% di media per Alleanza. Il bilanciato si divide per Arca 6,44 e Genertel chiude i top 10 a 2,85. Perfetto, ma quanto costano questi piani individuali pensionistici? Dovete sapere che i piani individuali pensionistici sono i fondi più costosi. Sono i fondi più costosi principalmente per un motivo, perché vengono fatti da compagnie di assicurazioni. Le compagnie di assicurazioni hanno una rete di intermediari assicurativi e purtroppo, per fortuna, vedete voi, questa rete va retribuita. Quindi questo è il motivo principale. È anche vero che ci sono le gestioni separate, ma le gestioni separate sono per il garantito, ok? Andiamo a vedere quanto costano i comparti dei piani individuali pensionistici. Come potete vedere, l'indicatore sintetico medio dei piani individuali pensionistici è quello azzurro ed è il più alto di tutti. Guardiamo sempre naturalmente l'indicatore sintetico dei costi nel lungo periodo, mai all'inizio, e come potete vedere la media nel caso di un azionario abbiamo un 2%, intorno al 2% per l'azionario, intorno all'1,5% per il bilanciato, intorno all'1,5% per l'obbligazionario e intorno all'1,5% sempre per il garantito. L'indicatore sintetico dei costi tiene in considerazione tutto, tiene in considerazione il versamento annuo e tiene in considerazione i costi di gestione. Quindi, come potete vedere, i piani individuali pensionistici sono davvero costosi. Proseguiamo con la nostra analisi e andiamo a prendere i fondi pensione aperti. I fondi pensione aperti possono essere fatti da chiunque, sono fatti da SIM, da SGR, compagnie finanziarie e possono essere fatti anche su base collettiva, ok? Se andiamo a vedere un po' i rendimenti, tutto sommato sono abbastanza in linea con i piani individuali pensionistici, perlomeno l'azionario. Abbiamo Allianz in testa con circa un 9% annuo, con un Helvetia che chiude le top 10 a un 6%.
tutto sommato in linea con l'azionario dei piani individuali pensionistici. Per quanto riguarda il garantito, abbiamo un 3,30 di HD con una chiusura di alleanza del 2,63, più o meno siamo uguali ai piani individuali pensionistici. Infine, l'investimento bilanciato, abbiamo un 7 di Arca e va a chiudere un Credem a 5% annuo circa. In questo caso il bilanciato rendono qualcosina di più i fondi pensione aperti. Però a parità di rendimento, guardate qua la differenza di costi. L'indicatore sintetico dei costi arancione è quello dei fondi pensione aperti e in un azionario mi costa quasi un punto per cento annuo in meno, un pochettino meno per gli altri comparti, ma come vedete abbiamo sempre una linea ben di mezzo, quindi siamo sempre nell'ordine del tra l'1% e lo 0,5% di risparmio solamente sui costi. Arriviamo infine ai fondi pensione negoziali. I fondi pensione negoziali meritano una piccola parentesi, perché? Perché non li possono fare tutti. Ad esempio, io che sono un libero professionista non posso fare un fondo pensione negoziale. I fondi pensione negoziali li possono fare solamente i dipendenti che aderiscono ad un accordo nazionale collettivo di lavoro. Vi faccio degli esempi, i metalmeccanici, coloro che firmano un contratto di metalmeccanica, possono aderire solamente al Cometa, che è il fondo dei metalmeccanici. Non possono aderire, ad esempio, al Fonte, che è il fondo dei commercianti, oppure il Biblos, che è il fondo degli editori del giornale. Quindi, se io ho un lavoro da dipendente, posso aderire solamente a quel fondo, non ci piove. Quindi, cioè, c'ho un po' le mani legate. Ora li guardiamo per vedere i rendimenti, ma non possiamo scegliere a piacimento. Il vantaggio poi dei fondi pensione negoziali è che, siccome i sindacati riescono a trovare degli accordi con i datori di lavoro, sono riusciti a creare l'accordo per cui, se il dipendente aderisce al fondo pensione negoziale e versa una minima parte della sua busta paga, il datore di lavoro è obbligato a versarne una parte anche lui. Quindi, se io verso l'1%, il datore di lavoro è obbligato a versare almeno l'1% e può arrivare anche al doppio, al 2%. Anche qua però dipende dal fondo. Andiamo a vedere adesso però i rendimenti. Come possiamo vedere, il rendimento azionario passa da un 7% a un 5,19%. Non ho messo la top 10 perché? Perché non c'era lo storico di 10 anni per tutti i fondi e perché non tutti i fondi hanno la linea azionaria. Quindi questo è un po' un limite perché mi blocca sulla mia scelta. Ad esempio, se io sono un metalmeccanico e voglio fare il fondo azionario, devo scegliere il Cometa. Il Cometa c'ha sì delle classi, c'ha il Crescita che è il più dinamico, però non è azionario, cioè è catalogato come obbligazionario, quindi probabilmente un motivo c'è se è catalogato come obbligazionario, no? Io vorrei avere spin la spinta massima perché tanto la mia pensione è talmente lunga che posso mettere tutto nell'azionario, però se sono un metalmeccanico non lo posso fare. Questa cosa qua non è da poco, bisogna comunque analizzare il tutto. Se dobbiamo andare invece a vedere il garantito, abbiamo il fondo Biblos a circa un 4% annuo, un rendimento di tutto rispetto, che con la chiusura del fondo Fopen 1,95. Il bilanciato abbiamo da un 6%, la top 10 viene chiusa al 5,10%. Quindi tutto sommato diciamo che se andiamo a prendere il top dei fondi pensione aperti, anche i fondi pensione negoziali comunque si difendono tutto sommato discretamente, a parte magari il bilanciato che rimane nella categoria dei fondi pensione aperti, l'arma di punta, ok? Infine, se andiamo a vedere l'indicatore sintetico dei costi, i fondi pensione nazionale praticamente sono gratis, cioè sono davvero bassissimi come costi. Addirittura, vedete, a 35 anni il costo è rasente allo zero. Questo perché? Perché a parte gli accordi nazionali, nei fondi pensione negoziali non c'è nessun tipo di supporto, non c'è un consulente che ti aggiorna, che magari se ci sono delle novità viene a dirtele. Io mi ricordo quando avevo studiato il Cometa che nel periodo tra il 2017 e il 2018 addirittura il Cometa era rimasto senza presidente, quindi non si riusciva a capire chi doveva prendere le decisioni e contate che il Cometa comunque gestisce miliardi, non gestisce patatine. Quindi la gestione dei fondi pensione negoziali non è sicuramente quella di società del calibro di Amundi, Anima o altre società che di tutto rispetto fanno un'ottima gestione.
Detto questo, io non lascio nemmeno per strada il versamento dell'azienda, quindi dobbiamo trovare un po' un compromesso e cercare di capire qual è la soluzione migliore per noi, no? Per voi in questo caso, perché io il fondo pensione negoziale non lo posso fare. Quindi è importante sapere che cosa c'è là fuori, ma la cosa più importante ancora, che probabilmente non avete mai sentito, è quella che il fondo pensione lo dovete fare. Quindi, cioè, adesso valutate bene costi e rendimento, ma poi fate il fondo pensione, perché davvero dobbiamo tutti noi, dobbiamo tutelarci la nostra pensione e avere un aiuto che vada oltre la pensione pubblica, se mai ci sarà. Io ho finito, mi sono dilungato anche troppo. Mi raccomando, mettete un mi piace, mettete un mi piace alla pagina, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Domande, dubbi, incertezze, commenti, tutti qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!